Ciao a tutti e benvenuti. Nel tutorial di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo bellissimo aumento decorativo trafolato. Guardate che bello! È un bel aumento che si presenta da entrambi i lati nello stesso identico modo, quindi non c'è un lato diritto e un lato rovescio del lavoro. È davvero molto bello, molto facile da realizzare. Abbiamo pensato di far vedere come fare questo aumento sui lati, perché comunque è uno di quei aumenti che bisogna saper fare per poter realizzare i progetti in cui appunto andrete applicare dei aumenti sui lati, e per non applicare un semplice classico aumento, ma per applicare un bel aumento decorativo trafolato, come vedete, con questi bellissimi forellini. Guardate qui sul campioncino, vedete aumento decorativo con questi trafolini insieme al motivo legaccio, quindi è davvero un bel effetto, facile da fare anche per i principianti, perché si va a lavorare sempre per il diritto. E questo come si presenta anche con un motivo trafolato, sempre la stessa tecnica, sempre lo stesso lavoro. E vedete come se fosse la continuazione del motivo stesso, davvero molto bello, guardate, ed è entrambi i lati uguali. Quindi iniziamo e vediamo insieme passo per passo come realizzarlo. Quindi per il nostro campioncino andremo a avviare 3 maglie. Di solito ovviamente lavoriamo con più mali, ma per vedere bene bene i passaggi, concentrarsi appunto sul nostro aumento decorativo, facciamo come base piccolina, così non perdiamo tanto tempo per la lavorazione del ferro. Quindi avviamo 3 maglie. Per l'avvio potete scegliere qualsiasi tecnica che preferite, noi in questo caso facciamo avvio alla nordica. Andremo a lavorare normalmente senza nessun aumento, quindi andremo a fare tutti e 3 le maglie per il diritto. 2 e 3. Questo è semplicemente un piccolo campioncino, quindi adesso procediamo così. Ora partiamo con i primi aumenti. Il nostro aumento parte subito all'inizio, perché appunto la decorazione andrà fatta sui bordi del nostro progetto, del nostro lavoro, in questo caso del nostro campioncino. Quindi guardate, è facilissimo. Prendiamo il nostro ferro di destra e andiamo a creare una specie di, vedete, di questo nodino rigirato. Abbiamo, guardate, rifacciamo vedere un'altra volta, prendiamo, appoggiamo, facciamo una specie di nodino ed ecco come se avessimo creato una maglia. Ora, le maglie successive, cioè il numero 3 di maglie che abbiamo appena lavorato, andremo a lavorarli per il diritto così come si presentano. Ed ecco che da 3 maglie abbiamo creato 4 maglie, quindi abbiamo fatto il primo aumento e abbiamo fatto con questo modo particolare che ce lo permette appunto fare decorativo un po' trafolato. Poi dopo l'ultima maglia, come avete visto, non abbiamo fatto l'aumento, quindi aumento va fatto solo all'inizio del ferro. Facciamone un altro insieme. Terzo ferro, la stessa cosa, guardate, andiamo a realizzare questo nodino ed ecco, partiamo con le maglie successive, che adesso sono già 4, a fare l'applicazione delle tecniche per il diritto. 3 e 4, tutte e 4 fatte per il diritto. Ed ecco, abbiamo fatto anche il secondo aumento e ora ne abbiamo già 5 maglie. Stessa cosa, giriamo e partiamo di nuovo con il nostro ferro e facciamo sempre la stessa cosa.
andiamo appunto a fare questo nodino, realizzare, creare un nodino, oppure come si può dire anche realizzare questo, questa maglia di aumento, appunto serve come maglia di aumento decorativa. Le maglie successive vanno elaborate per tutto il ferro, per il diritto, e sono 5, sono già 5. Ecco, concludiamo il ferro con questa lavorazione per il diritto normale. Come vedete, stiamo facendo il motivo legaccio per il diritto con aumenti decorativi. Stessa cosa anche qui. Andiamo a fare, realizzare questo, vi facciamo rivedere, guardate, andiamo a, ecco, abbiamo creato la maglia, vedete? E ora andiamo a lavorare tutto il ferro per il diritto, così come si presenta. Ed ecco, vedete, siamo partiti che avevamo 3 maglie e ora abbiamo 1, 2, 7 maglie. Quindi abbiamo già fatto 4 aumenti, perché ogni ferro un aumento, e aumento va fatto sempre all'inizio del ferro. Quindi così si procede per tutti gli aumenti di cui si ha bisogno. Adesso vi facciamo vedere un'altra volta. Quindi facciamo anche questo insieme, guardate, è semplicissimo, realizziamo questa specie di nodino, vedete la nuova maglia, che è appunto il nostro aumento decorativo trafolato. Andiamo a fare tutto il ferro a diritto, perché stiamo applicando il motivo a legaccio. Qui vedete come molto molto bello, e si vede bene perché c'è questo bellissimo aumento che prende la forma pian piano e ci permette appunto avere questi bordini trafolati, realizzando queste asole molto belle, e il nostro aumento appunto molto bello e molto decorativo, che si sposa appunto molto bene anche con il legaccio, ma anche con altri motivi trafolati. Ora possiamo procedere per qualche ferro da soli per vedere meglio appunto l'effetto che fa. Ecco, vedete, dopo qualche ferro, come il campioncino sta prendendo forma. Questi sono i nostri aumenti decorativi trafolati, appunto, vedete, che sono, diciamo, uguali da entrambi i lati. Quindi quando noi applichiamo questo aumento non abbiamo un diritto rovescio, perché sono, poi in più abbiamo fatto anche il legaccio, quindi diciamo che questo è uno di quei motivi, si sposa benissimo con questo aumento decorativo e può essere utilizzato per tantissimi vostri progetti, in cui non crea neanche una parte rovescio e diritto del lavoro, ma sono su entrambi i lati, come vedete, uguali. Quindi potrete tranquillamente scegliere quello che vi serve di più. Magari se dovete creare ad esempio una sciarpina, un scialle, sta benissimo su entrambi i lati, quindi è perfetto come appunto combinazione. Speriamo che siamo riusciti a spiegare bene, che il tutorial vi è piaciuto, e grazie che siete rimasti con noi, e ci vediamo con un nuovo tutorial.